L'analisi della gara, insomma, innanzitutto, vabbè, ho rotto il culo a Zita, voi non conoscete Zita, noi sì, d'altronde c'avevo la Engolan, aspetta che devo chiamare una maiuscolo, c'avevo anche Ciofani o Ciofani, e per cui, caro Zita, ho vinto io. Per quanto concerne invece la partita, a livello secondo me di gioco non è cambiato molto rispetto alla partita col Verona, perché comunque si è visto poco, in più si è visto il gol, però diciamo che col Verona forse avevi creato anche un po' di luce quando è entrato il capitano. Però allora l'ha tolto per svegliarlo, lo vuole svegliare. E per me manca Sassuolo, cioè, molto lì. Gli ha detto: guarda, mo te faccio vedere come si deve giocare nel mio calcio, e ha fatto entrare il capitano, che giustamente lui è l'interprete massimo di quel ruolo nel calcio spallettiano. Oh, poi niente, da segnalare che c'era un tifoso che ogni 10 minuti ho messo proprio, c'era proprio l'orologio, stessava e faceva così. E niente, che dire, Nainggolan sontuoso. Ma che può porti una partita del merda. Però Nainggolan è veramente il migliore in campo, insieme anche a Antonio Sciarpa Rudiger. E Sharawi ha fatto un grandissimo gol di tacco. Però servito la mafia. Non vanno a giocare. Se può dire. Proprio già. Hai detto. Già mafia a Roma, non può giocare. Poi con quel gol di tacco penso che si è rovinato. Poi non gliela daranno più. Ha levato il lustro a qualcuno. Ti abbiamo di ste cose. Hai capito? C'è sta la mafia dentro lo spogliatoio. D'altronde ha detto pure il boemo, no? Sì, la mafia. Vabbè.